Buon venerdì 25 giugno. Anche in seguito a quanto emerso nella scuola di ieri, ritengo che sia importante continuare ad approfondire il tema dell'euforia e della tristezza in questa epoca, appunto di passioni triste ed euforiche, come abbiamo ricordato ieri. E qual è la caratterizzazione di queste passioni nella contemporaneità, nella cronaca, che ogni giorno ci offre un dibattito stucchevole, superficiale, non certo profondo, relativamente a come trascorreremo le nostre vacanze nei luoghi del divertimento. Attenzione, non è semplicemente vacanza, è induzione a un comportamento consumistico per far ripartire l'economia, che nel nostro paese, naturalmente lo sappiamo da sempre, da molto tempo ha una caratterizzazione e una vocazione turistica. Non è sempre stato così, ma questa parte della storia di questo paese, il turismo è un motore dell'economia, che è stata messa in difficoltà dalla pandemia, dalle chiusure relative al contenimento del contagio, e quindi stiamo parlando del turismo e dell'industria della gastronomica, enogastronomica, perché questa è la dizione prevalente che si usa relativamente al cibo, questa necessaria correlazione tra cibo e bevande alcoliche, necessaria naturalmente per i benefici che ne traggono i produttori di bevande alcoliche, i distributori e poi i proprietari della vendita delle bevande alcoliche. Naturalmente poi noi ci preoccupiamo e indichiamo nella condizione giovanile un luogo problematico, nel quale ci sono queste ritualizzazioni dionisiache, poi arriveremo esattamente tra un mese al seminario di luglio, che ha a che fare con le baccanti, il dionisiaco, l'estasi mistica nella contemporaneità. E allora si alternano costantemente nel nostro orizzonte culturale queste manifestazioni pubbliche, molto spesso incoraggiate dai media, nelle quali si inneggia la ritrovata libertà, la possibilità appunto di frequentare con disinvoltura i luoghi classici dei baccanali. E tra questi la rappresentazione simbolica più significativa sono le discoteche, che furono oggetto di discussione anche un anno fa per le modalità di assembramento, per rappresentare allora un fattore di rischio del contagio, ma oggi si vuole rassicurare. Se entrate in discoteca vaccinati, state tranquilli, non accadrà nulla. Ma non ci siamo mai chiesti che cosa accade realmente in una discoteca. È una modalità del divertimento assoluta e inevitabile. È una domanda, naturalmente, che tiene conto anche del fatto che ci sono persone che ci lavorano, così come ci sono persone che lavorano nel campo della enogastronomia. E allora, se noi usciamo da una condizione di preoccupazione relativamente alla nostra salute e abbiamo scoperto le nostre fragilità, per quale ragione non facciamo una riconversione radicale proprio relativamente alla questione del divertimento? E
evitiamo la faciloneria di associare un vaccino, sul quale non entro nel merito, perché le contraddizioni anche nel discorso della comunità scientifica relativamente al vaccino sono piuttosto inquietanti e non generano ragionamenti rassicuranti. Ma non entro, ma non voglio entrare nel merito di questa questione. Sono molto d'accordo con Massimo Cacciari quando ha affermato, di fronte a una domanda della Gruber, che dava per scontato che Cacciari si fosse vaccinato. Giustamente non ha risposto, non ha detto se si è o non si è vaccinato, ha semplicemente affermato che sono affari suoi, in maniera anche molto irritata, direi indignata. Effettivamente quell'atto deve rimanere un fatto riservato. Ciò che non può rimanere riservato è il nostro comportamento pubblico. E se la vaccinazione garantisce il poter tornare a modelli dissipativi e consumistici, siamo veramente convinti che quei modelli dissipativi e consumistici siano fattori che tutelano la salute pubblica? Non rischiamo di trasformare un vaccino, che non va banalizzato, in una protesi che ci permette di evitare il discorso critico nei confronti dei nostri modelli di sviluppo e di comportamento che hanno generato le condizioni di questa epidemia globale, che continua a spaventare. E però noi non vogliamo assolutamente né approfondire le dinamiche attraverso le quali si è generata e le condizioni socioambientali e culturali che tengano conto della fragilità intrinseca all'essere umano. Non ci sono protesi che permetteranno a quella fragilità di essere dissolta. Noi siamo nati fragili, siamo nati in una dimensione del tempo che è Cronos, cioè quella realtà del tempo che non può assolutamente evitare un naturale decadimento e progressiva fragilità, posto che la fragilità è in ogni epoca della vita. Quindi blindare la fragilità con protesi di qualsiasi natura. Immaginate, questo è stato anche se per un breve periodo, proposto, di far sì che le persone che bevono possano smaltire in fretta la loro sbornia, utilizzando un farmaco che induca un'accelerazione del metabolismo dell'alcol. Sì, con questo non ti toglieranno la patente e apparentemente tu sarai ebro per un tempo limitato, ma non hai risolto nessun problema. Perché il rapporto tra la fragilità dell'essere umano e l'alcol etilico è un rapporto molto delicato ed è foriero di tante condizioni di malattia, di disagio esistenziale. E non è che accelerando chimicamente il metabolismo dell'alcol risolvi i problemi. Molti immaginano che di fronte alla compulsione che le persone hanno nei confronti delle scommesse, dell'uso di droghe, di alcol, consumo delle sigarette o di qualsiasi altra cosa, che poi vengono annoverate nel termine vecchio di dipendenza, allora trovate il rimedio che permetta alle persone di continuare a scommettere, a bere, usare sostanze psicoattive senza diventare dipendenti. Cioè, trovatemi l'antidoto che sappia bloccare
l'innescarsi del desiderio irrefrenabile, quello che chiamano il craving. Allora hanno inventato anche i farmaci anti-craving, che se fossero efficaci abolirebbero di fatto il desiderio. Sì, voi sapete che il desiderio è qualcosa che muove l'esistenza. Naturalmente verrebbe posto un distinguo. Sì, ma io ti voglio liberare dai desideri cattivi. Il desiderio non ha qualificazione, non ha un aggettivo di buono o cattivo. Il desiderio è desiderio, punto e basta. È il motore della vita e in sé porta tante contraddizioni. Ma se io ti blocco il desiderio, la tua tristezza ti spingerà a nuove forme di dissipazione. Ecco che allora il dibattito sulle discoteche, questa rappresentazione simbolica del vaccino come un atto di liberazione per tornare a fare quello che facevamo prima, lo trovo piuttosto inquietante. Affidarsi alla protesica della tecnoscienza che non vuole approfondire le dinamiche attraverso le quali si è generata questa condizione, che vede in questo momento, per esempio, proprio parlando dei vaccini, una iniqua distribuzione delle dosi. I paesi più ricchi si sono accaparrati gran parte delle dosi, addirittura ogni tanto fanno anche gesti di generosità, lasciando le briciole, quello che avanzano, ai paesi poveri. Da un dato emerso dall'Lancet in questi giorni, gli africani vaccinati sono lo 0,84%, quando va bene. In Brasile il calcolo è tra il 13 e il 15%. Nel Regno Unito, dove è poi esploso l'entusiasmo per l'efficacia dei vaccini, si parla di almeno una somministrazione al 70% della popolazione. Attenzione però, perché oggi a coloro i quali vengono dal Regno Unito viene imposto 5 giorni di quarantena perché stanno crescendo i contagi. E lo stesso primo ministro italiano, Draghi, ha chiesto che la finale della Coppa Europea di calcio venga giocata a Roma e non a Wembley perché quel paese è insicuro relativamente ai contagi. Piccoli ragionamenti, che però svelano grandi verità sulle quali siamo chiamati a riflettere con sobrietà, senza entusiasmi e senza depressioni, con senso realistico e con approfondimento del significato dei vaccini relativamente ad affrontare il problema globale che questa epidemia ha messo in evidenza e che è il rapporto tra la nostra fragilità e i sistemi di tutela e di promozione della salute. Se non facciamo questo, se non facciamo una radicale riconversione degli stessi sistemi di tutela e di promozione della salute, investendo in modo maggioritario, oltre il 50%, nella assistenza primaria, che deve trovare una sintonia, un'armonizzazione tra i sistemi di tutela della salute territoriale, gli elementi di pronto intervento. Ci dovrebbe essere una continuità tra la medicina, la psicologia di base e il pronto soccorso e una ridefinizione del significato delle cure ospedaliere, che devono essere di alto livello, ma applicate quando necessario. E questo sarebbe possibile riarmonizzando l'intero sistema sanitario, ma anche su questo non c'è traccia di un discorso politico che riformi. Vi è una grande necessità, la controriforma sanitaria che ha tradito di fatto la legge di riforma sanitaria del 1978, e quel tradimento si è esteso anche alla dimensione della psichiatria. Questi sono gli argomenti seri sui quali dobbiamo
ragionare qual è il nostro modello economico di sviluppo. Cacciari giustamente diceva basta questi discorsi sui vaccini, voglio parlare di altro, sapendo che il vaccino è una tappa transitoria, sulla cui efficacia ci ragioneremo più avanti. Siamo ancora in una fase sperimentale e in questa fase sperimentale stanno accadendo anche cose abbastanza sconcertanti, sulle quali oggi non intendo fare approfondimenti, ma lo faremo più avanti. Allora, tutto questo ci deve riportare alla necessità di ridefinire quello che realmente vogliamo in questa estate, cioè che sia, a mio parere, l'impegno a una estate sobria, diversa da quelle che abbiamo conosciuto nei decenni precedenti, fondate sul consumismo sfrenato e sulla dissipazione di una euforia senza gioia e di una tristezza senza lacrime. Buona giornata a tutti.